Buongiorno a tutti, sono Francesca Pizzato e sono una consulente di Infocamere. Oggi vedremo come richiedere un nuovo token digital DNA direttamente da casa o dal nostro ufficio senza doversi recare presso la Camera di Commercio di competenza per il riconoscimento. Il portale da cui si parte è il seguente. Lo troverete sicuramente nel sito della vostra Camera di Commercio di competenza se ha questo servizio. Clicchiamo il pulsante Richiedi ora. Mi chiede di inserire tutti i miei dati personali. Procedo con l'inserimento. Inserisco il mio indirizzo email, inserisco anche il numero di telefono. Non sono un robot. Mi chiede che tipo di richiedente sono. Io sono un privato cittadino, ma se flegassi legale rappresentante di impresa, mi chiederebbe in più il codice fiscale, la partita IVA e la provincia della sede legale. Io sono un privato cittadino e inserisco tutti i miei dati. Il tipo di documento. E la passphrase. La passphrase mi servirà per aprire il PDF che mi arriverà via mail contenente il PIN e il PUC del mio dispositivo. Avanti. Mi chiede l'ufficio di competenza, la Camera di Commercio di competenza. In automatico, quando inserisco la residenza o la sede legale della mia impresa, già mi propone la mia Camera di Commercio di competenza. Se sono un privato cittadino, lo prende dalla residenza. Se sono un legale rappresentante, lo prende dalla sede legale della mia azienda. Il tipo che desidero è il token Digital DNA Wireless. Anche qui la consegna, la mia Camera prevede il ritiro in Camera. Altre Camere potrebbero prevedere anche la consegna presso il domicilio o l'azienda. Mi chiede di scegliere una data in cui voglio fissare l'appuntamento. Scelgo mercoledì 22 alle 8:30 di mattina. Avanti. Ho 60 minuti per procedere con il pagamento, altrimenti la richiesta mi viene annullata in automatico dal sistema per dare l'opportunità a qualcun altro di fissare l'appuntamento. Il metodo di pagamento è PagoPA, verifico la richiesta, mi fa anche qui un riepilogo, procedi al pagamento. Nel carrello mi dice che ho solo il token wireless, i dati dell'intestatario, inserisco tutti i miei dati, prosegui. Mi fa un riepilogo di tutti i dati di intestatario per il pagamento, prosegui. Ok. Adesso veniamo reindirizzati nel sito dei pagamenti con PagoPA. Inserisco il mio codice fiscale, inserisco il mio indirizzo email e clicco Paga online. Ora mi chiede per entrare nel sistema PagoPA, devo entrare o con lo SPID o con la mia email. Io sono in possesso di SPID, ma facciamo che non sono in possesso di SPID, entro con la tua mail, inserisco il mio indirizzo email. Continuo, accetto la policy della privacy, continua e adesso mi chiede come preferisco pagare, con carta di credito o debito, con il conto corrente o altri metodi di pagamento. Qui lascio a voi la scelta, uno dei tre metodi è indifferente. Dopo aver effettuato il pagamento vi arriveranno tre mail sull'indirizzo che abbiamo indicato in prima pagina. Una mail con il riepilogo di tutti i dati che ho inserito, compresa la passphrase, così non me la dimentico. La seconda mail contiene il link e il promemoria per l'appuntamento, il link a cui mi dovrò collegare il giorno e l'ora dell'appuntamento, e la terza mail conterrà la ricevuta del pagamento PagoPA. Vi saluto e vi auguro buona giornata. Arrivederci.